Amici sportivi alla visione e all'ascolto, buonasera. Immagini che vi giungono in diretta dallo stadio Meazza di Milano San Siro. Parte in questo istante la gara d'andata del secondo turno di Coppa UEFA tra l'Inter e i francesi del Lione. È una serata umida e piovuto fino a poco tempo fa. Per la vostra osservazione, l'Inter attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra. Indossa la casacca di Coppa già usata nella partita interna del primo turno contro il Neuchâtel Xamax. Inter che Simoni manda in campo in questa formazione. Pagliuca in porta, i quattro difensori sono Sartor, Bergomi, Galante e Zanetti. A centrocampo Moriero, Fresi, Winter e Simeone. Di punta Ronaldo, che quindi è regolarmente in campo, e Djorkaeff. Ecco il Lione che si propone in avanti, e ancora un lancio in profondità verso Juli, ma c'è il colpo di testa di Sartor, quindi l'Inter che si impadronisce del pallone con Zanetti sul filo del fallo laterale. Lione in campo con Coupé in porta, i quattro difensori sono Carteron, Bach, Laville e Anselmini. A centrocampo c'è una sorta di rombo con i due esterni che sono Basilà e Linares, Violò che gioca davanti ai difensori e Caveglià che gioca a ridosso delle due punte che sono Juli e Bardon. Dirige l'arbitro Peter Mikkelsen, 37enne danese. È l'Inter che viene in avanti con questo suggerimento a favore di Simeone. Dalla distanza prova il tiro ribattuto da Bach, che è polacco. E ora c'è questo contrattacco velocissimo da parte del Lione con Juli. Juli viene però fermato dall'ottimo recupero di Sartor. Continua ancora l'iniziativa del Lione. Sguscia in profondità Caveglià, viene fermato in fallo laterale. Buon avvio da parte del Lione. Una formazione che occupa le posizioni medio-basse della classifica francese, finora in 12 partite ha vinto 5 volte e ha perso 7 volte, mai un pareggio per gli uomini di Lacombe, non dimenticato bomber francese di qualche anno fa. Ancora in avanti con Carteron il Lione, la combinazione con Juli, una delle due punte, il tocco è a favore di Linares. Ancora in avanti il Lione, pericolosamente chiude per un attimo la difesa dell'Inter, poi c'è questa conclusione di Caveglià che si spegne direttamente a fondo campo. Particolare da sottolineare il Lione, ecco che rivediamo la conclusione di Caveglià. Il Lione ha vinto ben 4 partite in trasferta nel campionato francese. Nel primo turno il Lione ha eliminato i danesi del Brøndby con il punteggio di 4-1 e 3-2 e si era qualificato per la Coppa UEFA venendo dalla lunga serie di partite dell'Intertoto. Intanto osserviamo l'iniziativa da parte dell'Inter con Zanetti, parte il traversone di quest'ultimo, Djorkaeff caricato alle spalle, poi Ronaldo che non riesce a controllare e l'immediato tentativo di contropiede da parte del Lione con Juli che viene caricato irregolarmente. Come vi dicevo è piovuto fino a poco fa, vorrei chiedere a Marco Civoli quali sono le condizioni del terreno di gioco e più o meno di valutare quanti spettatori sono presenti. Marco. Allora, per quanto riguarda gli spettatori siamo sui 20.000 circa. Le condizioni del terreno, sappiamo che il terreno di San Siro è stato attaccato da un fungo, anche se questa sera almeno inizialmente si presenta in discrete condizioni. I teloni fino ad una mezz'ora prima del fischio d'inizio di Mikkelsen, per adesso quindi tutto procede bene tra le linee. Carteron scaraventa in profondità, il buon colpo di testa di Juli, poi quello di Galante, quindi Giorca e anzi l'Inter fermato, e avvio aggressivo da parte dei francesi. Laville indirizza verso il capitano, c'è l'intervento di Moriero. Fresi, avanza Fresi, tenta di lanciare Djorkaeff, chiudono bene i francesi. Ora è Carteron, difensore esterno, che tocca al centrale Bach, polacco, il quale mette in movimento Basilà. Ancora largo per Carteron, lunghissima battuta,
lascia sfilare Sartor, la palla è per Pagliuca. L'Inter ha superato il primo turno battendo il Neuchâtel Xamax, formazione svizzera, con un doppio 2-0 in casa e fuori. Vi ricordo che la Lazio ha ottenuto un risultato di parità 0-0 in Russia nella partita del pomeriggio, e vi ricordo anche che al termine di questa diretta relativa a Inter-Lione andrà in onda la telecronaca di Ajax-Udinese. E Bakhtin possesso di palla, supera la metà campo, non trova una soluzione, alla fine cede a Linares. Linares è largo per Anselmini, parte il traversone di quest'ultimo, troppo profondo, la palla si spegne direttamente a fondo campo. Vi ricordo che c'è un lontano precedente tra Inter e Lione, che si sono affrontate nel 1959-60, sempre per la Coppa UEFA. In quella circostanza l'Inter si qualificò vincendo per 7-0 in casa e poi pareggiando per 1-1 il match di ritorno in terra di Francia. Sul rinvio di Pagliuca c'è il colpo di testa al centrocampo di Linares, quindi è Winter. Winter tocca largo, chiamando in causa Sartor, con il sinistro per Djorkaeff, anticipato, poi Sartor, manca l'aggancio Basilà, ancora Sartor, Sartor tocca dalla parte opposta dove Simeone arriva sul pallone assieme a Carteron, che ha la meglio, Galante, ecco capitan Bergomi, Fresi, il piatto per Ronaldo, fermato dall'intervento di Laville che lo marca molto stretto. Ancora una iniziativa dei francesi da parte del velocissimo Juli, quindi la battuta con il destro di Linares, respinto, palla per Violò, molto attivo in avanti il Lione, a testimonianza di una buona disposizione al gioco in contropiede, il tentativo di Bardon fermato in fallo laterale. Applausi da parte del pubblico francese, sono presenti direi un migliaio di spettatori provenienti da Lione. Pagliuca che è andato a recuperare il pallone, lo cede a Sartor, Sartor per Winter che gioca da centrocampista centrale, buon avvio di stagione per lui, mentre vedete inquadrati dalle telecamere della squadra esterna di Milano 2 guidate da Luciana Veschi i sostenitori francesi. Intanto il gioco è fermo, Mikkelsen ha comandato il calcio di punizione per l'Inter ed è Simeone che allarga per Zanetti, va Zanetti sul disturbo di Giulì, ancora Simeone, Fresi, scambiano i due, Simeone, Djorkaeff, papà di Djorkaeff ha giocato a lungo con il Lione, ora c'è questo buon anticipo di Carteron che si invola sulla destra, tocca centralmente cogliendo in controtempo Juli. Vi dicevo del papà di Djorkaeff che ha trascorsi agonistici proprio con il Lione, e da ragazzo Djorkaeff è stato anche provato dal Lione che però non l'ha ritenuto adatto. Violò, molto attivo Juli in questa fase iniziale della partita, provano da quest'altra parte sulla sinistra con Anselmini francesi, il tocco è per il capitano Caveglia, ora è Bardon, lo segue Galante, va, affonda poi il contrasto in maniera regolare, Galante ruba la palla all'avversario, non riesce il tentativo di triangolo fra Fresi e Simeone, ancora i francesi, alla fine è Fresi che recupera il pallone, lo cede a Winter. Moriero, lunghissimo con il destro in una zona però dove non ci sono compagni, si gioca da 9 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, fino a questo momento c'è stato un avvio piuttosto aggressivo da parte della formazione del Lione. Back, Bassila, Anselmini,
ancora Basilà, sul quale va il disturbo Moriero con il destro, il giocatore di colore. Il colpo di testa è stato di Simeone, recupera comunque bene Violò, ha già ceduto a Carteron. Carteron sulla sua ala cercando ancora Bardon, palla che termina fuori e rimessa per l'Inter. Abbiamo quasi la sensazione che l'Inter sia rimasta sorpresa da questo vivacissimo avvio dei francesi. Ora provano i nerazzurri con questo lancio in profondità che chiama lo scatto Winter, palla troppo lunga, desiste Winter. La sensazione, come vi ripeto, è che l'Inter non si aspettasse un avvio così brioso da parte del Lione. Marco, condividi dal basso? Sì, posso condividere, anche se comunque Djorkaeff, che questa squadra conosce molto bene, aveva già avvisato i Simoni e compagni che questa è una squadra che in trasferta sa dare il meglio di sé, quindi questo atteggiamento anche aggressivo da parte dei transalpini poteva essere messo in... poteva essere giusto, insomma, ma attenzione Simeone. Simeone pasticcia un po', poi nel tentativo di recuperare il pallone tocca anche la caviglia di Bach che resta a terra. Vanno comunque al disimpegno i francesi, non riesce Basilà a controllare il pallone mentre è rimasto a terra ancora Bach, toccato da Simeone nella precedente azione. Ecco che vediamo, vedete Simeone che poi recupera il pallone ma tocca anche la caviglia dell'avversario. Jacek Bach, polacco. Si è rimessa per l'Inter, la effettua Winter, indirizza su Moriero. Anche Moriero è stato molto bravo in questa fase iniziale della stagione, molto positiva per l'Inter. Winter, Moriero, si gira Moriero, lo braccano in due. La palla ceduta a Sartor che scaraventa altissimo verso l'area nella zona in cui opera Ronaldo, fermato dal colpo di testa. Sul pallone c'è Zanetti, al disturbo Juli che gli ruba elegantemente il pallone, poi tenta di andare via, viene fermato dalla copertura di Simeone ma sgusciano ancora in avanti i francesi. Ora Bardon e c'è fallo su di lui da parte di Galante. In particolare molto rapidi i due giocatori di punta del Lione, Juli e Bardon. Calcio di punizione che viene battuto da Violò, colpo di testa di Zanetti, la palla è per Djorkaeff, ribattuto da Basilà il suo lancio per Zanetti, con calma su Pagliuca. Ritmo non elevato, Lione intraprendente in avanti, Inter che dà l'impressione di prendere le misure agli avversari. Colpo di testa intanto di Bach che ha ben recuperato, mette giù il pallone Simeone, lo cede a Fresi, largo per Moriero. Moriero va l'uno contro uno, saltato il diretto avversario che tocca però il pallone, si trattava di Anselmini, rimessa per l'Inter. Djorkaeff all'indietro per Galante, si allarga Zanetti, riceve, va a chiudere su di lui Juli, palla ancora per Simeone. Fresi, un dribbling, palla per Moriero, fa da sponda molto bene per chiamare in avanti Sartor. Winter, profondità c'è Djorkaeff, colpo di tacco di Djorkaeff che non trova però i compagni liberi, la respinta è stata di Bach e riparte ancora velocissimo il Lione con Caveglia. Caveglia trova un buco centrale, quindi va la conclusione Juli con palla forse deviata in calcio d'angolo. Pericolosissimo il Lione soprattutto per la rapidità delle sue due punte Juli e Bardon che sono accompagnate da vicino da Caveglia. E proprio Caveglia ha dato questo pallone a Juli, il cui tiro è stato da Bardon, il cui tiro è stato deviato a fondo campo. Angolo dunque per il Lione, tutto questo quando ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo. Siamo sullo 0-0, parte la parabola, palla fuori,
accompagnano molto bene anche i difensori quando il Lione attacca. C'è ancora questo traversone pericolosissimo di Linares che sbuca improvvisamente davanti a Pagliuca, il quale è costretto nuovamente in angolo. Ha tagliato un traversone velenoso, molto carico d'effetto Linares, il pallone è sbucato improvvisamente di fronte a Pagliuca, avete visto il velo di due giocatori e Pagliuca ha dovuto deviarlo in angolo, secondo corner consecutivo per il Lione. Palla messa fuori da Simeone, recuperata dalla Ville. Zanetti, fallo su di lui, calcio di punizione per l'Inter. Sta dando indicazioni ai suoi giocatori Simoni. Civoli. Sì Bruno, è probabile un cambio di marcature con Sartor che va su Juli, mentre Zanetti sembrava dovesse addirittura spostarsi a destra, ma vediamo che è ancora lì. E comunque c'è qualche rivoluzionamento tattico operato da Simoni per cercare di proteggere di più la propria retroguardia. Caveglia ancora, trova un nuovo varco, tiro sull'esterno della rete, pericoli che fioccano dalla parte di Pagliuca, e il fatto che, come si diceva Scivoli, Simoni stia tentando di sistemare in maniera migliore le marcature è il chiaro sintomo della sofferenza dell'Inter. E qui vediamo questa conclusione ancora di Caveglia, il capitano del Lione, il centrocampista che appoggia più da vicino le due punte. Palla buona intanto. Vedete che Zanetti è venuto da quest'altra parte sul suo cross, Bassilà disimpegna in fallo laterale. Nuovo assetto tattico dell'Inter con Zanetti a destra e Sartor che è andato in marcatura. Intanto c'è una carica su Moriero, piccola polemica con Caveglia, stretta di mano, abbraccio, tutto ok. Gara fino a questo momento corretta, Lione molto bravo, rivediamo, è proprio Caveglia che carica alle spalle Moriero. Batte Jorkaef, palla messa fuori, Moriero, impatto durissimo con Anselmini, fortunatamente non si fanno male nell'uno nell'altro, poi Winter svirgola ora lo stesso Anselmini che poi fa in tempo a recuperare, c'è il colpo di testa di Sartor, palla recuperata da Caveglia che calibra questo suggerimento verso Juli, sul quale gioca, vedete, in marcatura Sartor. Sulla rimessa Bergomi, avete visto in quadrato Gigi Simoni. Winter. Zanetti. Palla al centro per Galante, Simeone, Moriero, fermato da Anselmini e poi fallo di Fresi. Ricordo che Lione denuncia l'assenza di tre elementi importanti e Devo, che è infortunato, è a due squalificati, Uras e Coccard. Da sottolineare il fatto che l'Inter finora nelle due partite di Coppa UEFA disputate nel primo turno non ha avuto nemmeno un giocatore ammonito. La Ville scambia con Carterone, ancora la Ville, ora Violò, c'è l'anticipo di Sartor che è stato spostato irregolarmente da Juli, quindi Sartor è andato dalla parte opposta praticamente in marcatura su Juli. Ronaldo ha toccato praticamente il suo primo pallone, poi viene fermato Moriero e c'è un intervento pericoloso a gamba tesa, sanzionato immediatamente dall'arbitro da parte di Anselmini.
vediamo intervento su Winter. Frese, Zanetti, Moriero, Frese, Simeone, Djorkaeff, converge Djorkaeff, taglia dentro per Ronaldo, palla ancora del Lione, Carteron, molto molto bene organizzata la formazione francese, va al recupero del pallone Frese, tenta la giocata di Fino, guadagna una rimessa laterale. Tutto questo quando si gioca da 20 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0. Galante, Winter, Zanetti, palla verso Ronaldo, va via Ronaldo, velocissimo, attenzione, in progressione Ronaldo, Bach lo ferma in fallo laterale, una volta ancora Ronaldo ha fatto vedere una delle sue caratteristiche principali, il controllo di partenza non sembrava perfetto, però poi la sua grande esplosività muscolare gli ha consentito di recuperare il tempo, ancora Ronaldo, Ronaldo in area, tiro fuori di un niente. Ronaldo ogni volta che la prende veramente crea sconquassi nelle retroguardie avversarie, rivediamo, vedete come va via. Nulla da fare per Laville che ha tentato di bloccarlo, il suo tiro mirato opportunamente sul palo più lontano termina fuori di pochissimo. Per l'Inter si tratta di rifornire Ronaldo con maggiore continuità. Zanetti, Winter, Moriero, va l'uno contro uno, è molto aggressiva la marcatura di Anselmini. Ora è Bardon in possesso di palla, chiamato in avanti il difensore esterno Carteron che ha spazio da quella parte, si ferma Simeone, la combinazione con Violò. Va Violò a cedere a Bardon, palla ancora fuori, l'ottimo slalom di Violò, il traversone, il gol dopo la respinta di Pagliuca, passa in vantaggio con Juli il Lione. Siamo al 22esimo del primo tempo, Lione in vantaggio sull'Inter, gol di Juli dopo la respinta di Pagliuca. Rivediamo, vedete Violò che calibra questo traversone, c'è un primo colpo di testa di Caveglia, miracolo di Pagliuca, da due passi Juli in fila a porta vuota. Rivediamo il tutto, molto bravo Caveglia in questo colpo di testa, altrettanto bravo nella respinta, forse con l'aiuto del palo Pagliuca, il gol poi di Juli e il Lione si porta in vantaggio al 22esimo del primo tempo a San Siro. Frese, palla all'indietro per Bergome, Galante, Djorkaeff, si ferma Bassilà, Djorkaeff a filtrare il pallone per Simeone, viene a sostegno anche Sartor, va Sartor a calibrare verso Ronaldo, chiude in diagonale al rinvio Anselmini direttamente in fallo laterale. Marco Civoli. Dopo l'azione del gol Pagliuca che si è lamentato con i suoi difensori perché hanno lasciato crossare Violò in maniera morbida, e poi la panchina che veramente non si aspettava sicuramente questo vantaggio da parte dei francesi, è sprofondato in panchina Simoni, comunque stanno cercando di adottare le contromisure. A te la linea. Galante, molto accentrato ora Moriero, Moriero per Djorkaeff in piena area di rigore, costretto a retrocedere, circondato da tre avversari, perde il pallone che viene comunque recuperato da Winter. Winter lo cede a Frese, Simeone, Ronaldo tenta di venire via, caricato secco da parte di Laville che lo marca uomo, ammonito il giocatore Laville. Ci sono tre giocatori del Lione in diffida, si tratta di Juli, Carteron e Caveglià, mentre rivediamo Laville che carica irregolarmente Ronaldo. Calcio di punizione centrale ma da distanza ragguardevole,
Ci sono Djorkaeff, Fresi e Ronaldo in posizione di tiro. Parte Ronaldo, la finta, poi Djorkaeff fuori di poco. ...25 minuti di gioco nel corso del primo tempo... ...sorprendente risultato a San Siro... ...dove il Lione sta conducendo per 1-0 nei confronti dell'Inter... ...risultato sorprendente in rapporto a quelle che erano le valutazioni... ...e i pronostici della vigilia... ...ma il Lione effettivamente ha giocato un'ottima partita fino a questo momento... ...ora Pagliuca è costretto al rinvio di piede al limite della propria area... A centrocampo ora per l'Inter Winter. Simeone che ha ricevuto da Sartor. Palla per Ronaldo. Va Ronaldo. Tenta di far filtrare il pallone. Lo riconquista. Lo cede ora a Fresi. Moriero. Simeone. Basilà di fronte. Largo per Sartor. Sempre il disturbo di Basilà, Sartor, Djorkaeff non trova il tempo per la battuta, Caveglia, e vedete come immediatamente non appena entrano in possesso di palla i giocatori del Lione sono disposti mentalmente direi proprio all'azione di rimessa, ora rallentano, Linares, Juli Caveglia, l'intervento di Sartor in fallo laterale. Partita che si è complicata per la formazione nerazzurra, mentre ora è Violò che effettua la rimessa a favore di Caveglia. Caveglia tocca centralmente. Palla poi è fatta filtrare in area, ma c'è posizione irregolare di Julie che era stato lanciato da Bardon. C'è qualche difficoltà di Galante nella marcatura di Julie che ha un passo nettamente più rapido del suo, mentre abbiamo rivisto la precedente azione con posizione irregolare. Winter. Moriero Winter. Simeone. Parte il cross di Djorkaeff, troppo profondo, blocca Coupé, il portiere del Lione. Caveglia gioca a tutto campo e sta giocando fino a questo momento una partita esemplare. Ha propiziato praticamente il gol con quel suo colpo di testa. Ora Zanetti, va Zanetti in percussione centrale, palla che gli viene allungata. Accorre il portiere Coupé ad evitare il possibile calcio d'angolo. Colpo di testa di Sartor, quest'altro poi di Linares, ancora Sartor, ora è Simeone che galoppa, finisce per perdere il pallone e nasce una semplice rimessa. E per l'Inter c'è il problema di organizzare la manovra in modo tale da rendere più continui e produttivi i rifornimenti a Ronaldo. È molto ben organizzata al centrocampo il Lione, vedete che spesso si vengono a trovare anche in condizione di superiorità. Ottimo recupero intanto da parte di Moriero, palla per Djorkaeff il cui tiro viene rimpallato, quindi c'è il colpo di testa da parte di Violò, insiste ancora con Moriero l'Inter, parte il traversone troppo sul portiere Coupé che non ha difficoltà a bloccare. Tutto questo quando stiamo arrivando alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo e il risultato vede il Lione in vantaggio per 1-0 nei confronti dell'Inter e c'è una irregolarità ora di Galante ai danni di Bardon. Punizione che sta per essere battuta da Caveglia, mentre abbiamo rivisto il contatto fra i due giocatori, Linares. Taglia il campo Violò, ancora Violò in possesso di palla, il tocco all'indietro è per Basilà che chiama in causa il difensore centrale Bach,
Laville, il marcatore di Ronaldo, questo è il difensore esterno Carperon, molto ordinati i giocatori del Lione, il lancio in profondità verso Giuli, il colpo di testa di Sartor. Sartor è stato spostato da Simoni dalla parte opposta, sia per portare Zanetti a destra dove si trova più a suo agio, sia soprattutto per assicurare una marcatura su Giuli. E in effetti Sartor sta giocando bene, intanto c'è stata una rimessa per l'Inter, nuova rimessa laterale sull'iniziativa di Zanetti. Winter, fermato Moriero, e poi c'è ancora una irregolarità di Galante su Bardon. E in effetti si ha la sensazione che Galante sia un po' in difficoltà nei confronti di un avversario che ha passo più rapido del suo. Marco, hai anche tu questa sensazione dal basso? Ma direi che soprattutto cerca di metterla sul piano fisico Galante, ma Bardon è veramente sgusciante, per cui spesso e volentieri arriva per primo sul pallone, per cui qualche difficoltà. C'è attenzione, qui c'è un fuorigioco a carico di Moriero, che francamente mi pare molto molto dubbio. Vediamo se Luciana Veschi può riproporci questa azione. Ha avuto la sensazione che al centro Laville tenesse in gioco, e da qui naturalmente non è possibile stabilire se Moriero fosse scattato o meno in tempo. Tenta di accelerare l'Inter, Winter, Djorkaeff, centrocampo, viene fermato da Violò, poi c'è un fallo sullo stesso Violò di Fresi, abbiamo visto Gigi Simoni francamente un po' perplesso e preoccupato, in effetti anche se Djorkaeff aveva messo sull'avviso tutti. Questo Lione è sorprendentemente in palla, pimpante e efficace anche nella manovra di interdizione e di creazione al centrocampo. Con la palla in profondità girata da Bardon, sbaglia poi Simeone, ne approfitta immediatamente Carperon e poi c'è il fallo di Fresi. Fallo di Fresi su Caveglia. Abbiamo rivisto la spallata giudicata irregolare di Fresi ai danni dell'avversario. Per questi è Lacombe. Posizione battuta da Violò. Fresi. Winter. Fresi. Non filtra il pallone. Ancora Galante su Bardon. Anselmini ha battuto a favore di Linares, all'indietro per Bach, altro difensore centrale Laville. Mette giù il pallone Sartor, lo cede a Simeone. Su Simeone c'è carica irregolare, calcio di punizione. Si continua a viaggiare sul vantaggio del Lione nei confronti dell'Inter. Palla per Winter. Largo a cercare e trovare Moriero. Va Moriero ancora l'uno contro uno con Anselmi che lo ferma. Bello il duello fra questi due giocatori. Ottima fino a questo momento la partita di Anselmi, che è ringhioso ma anche molto molto attento. Tra l'altro ha toccato per ultimo Moriero, quindi la rimessa è francese, la effettua Anselmini, il colpo di testa è di Winter, palla messa giù con eleganza da Caveglia, al centro poi per un attimo Djorkaeff, quindi sguscia ancora una volta, bravissimo Bardon, interviene Winter, palla ora per Fresi, da Fresi a Simeone. Va Simeone che ha la tendenza un po' a portare palla, aggressivi, gliela rubano i francesi. Carperon, parte il suo lancio in profondità, il colpo di testa di
Galante, poi Bergomi, ora Fresi, Zanetti che ha ricevuto da Djorkaeff, Simeone. Djorkaeff, chiamato in avanti anche Sartor sulla sinistra. Suggerimento è per Ronaldo, saltato un avversario, ma sono molto molto attenti anche in difesa i francesi. Ora ha dato in profondità Anselmini e c'è la carica irregolare ai danni di Bardon da parte di Winter. 10 minuti alla conclusione del primo tempo, un primo tempo nel quale l'Inter finora non è riuscita a prendere le misure agli avversari, e i quali vedete sono velocissimi. Ora però l'Inter ha l'opportunità, avendo riconquistato il pallone, di portarsi in avanti. È Ronaldo che ha ceduto a Djorkaeff. Va Djorkaeff, un dribbling, scivola, poi Bassilà lo ferma tranquillamente. Palla ora per Violò, quindi per Juli, ancora all'indietro a Carteron, al centro verso Linares. E sono più organizzati i francesi, indubbiamente. Palla ancora per Bardon, Bardon verso il centro, c'è una deviazione, raccoglie Pagliuca. Winter, ora il Lione è un po' allungato. Fresi, è costante il raddoppio. Fresi in qualche modo mantiene il possesso del pallone, lo riceve ancora da Simeone. Palla per Djorkaeff, può toccare verso Sartor, avanza Sartor, si incrocia con Ronaldo, prova il destro, Sartor traversa, clamorosa, tiro violentissimo, splendido da parte di Sartor, incrocio dei pali, portiere immobile, ancora l'Inter in avanti, palla verso Ronaldo, anticipato di testa dalla Ville. Davvero stupendo il tiro di Sartor. Ora Ronaldo, vedete, cerca di fare tutto da solo, non filtra il pallone. Gara che si accende. Djorkaeff, Simeone, palla verso Djorkaeff, giudicato ancora in posizione irregolare. E qui rivediamo il tiro stupendo da parte di Sartor, che va proprio a colpire la traversa nei pressi dell'incrocio dei pali, assolutamente immobile il portiere Coupé. Inter vicinissima al pareggio. Violò, poi la respinta che trova pronto Bach. Bassilà, Carteron, Bach, Laville, ancora Laville, sbaglia il disimpegno, Fresi, dentro per Moriero, anticipato ancora da Anselmini, palla che giunge a Zanetti, Fresi, Moriero, ancora fermato, rinvio di Bach, l'anticipo di Bergomi, la palla per Ronaldo, caricato alle spalle, si prosegue, Violò, Ronaldo, attenzione, Ronaldo prova, palla insidiosissima, parata da Coupé, angolo, Cesare Maldini in tribuna, e Ronaldo ogni volta che la prende davvero crea qualche problema. Vedete il suo tiro con leggera deviazione, riflesso del portiere Coupé, che manda in angolo, e dalla bandierina sta battendo Djorkaeff, colpo di testa di Cavellià, ogni presente, Moriero in mezzo, colpo di testa di Laville e ancora angolo. Laville il marcatore di Ronaldo, ma c'è sempre almeno un altro compagno, spesso addirittura due, che vanno a sostegno della marcatura iniziale per cercare di frenare le iniziative di Ronaldo. 39 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 per il Lione, Moriero dalla bandierina. Parabola molto arcuata, rimpalli, zampata di Ronaldo, in mischia con deviazione, Violò, ancora un gran riflesso di Ronaldo, Violò, attenzione all'1-2, chiude Fresi.
partita è diventata sicuramente interessante per l'inattesa ottima organizzazione di gioco da parte del Lione. Intanto qui rivediamo la precedente azione su angolo, vedete la zampata di Ronaldo, qualche accenno di protesta degli interisti, mentre ora siamo, vedete, al 40° del primo tempo, sempre con il Lione in vantaggio per 1-0. Simeone cerca di imbeccare Moriero che stava scattando in profondità, pallone ora per Carteron, lunghissimo lancio verso Giulie, considerato ancora verso Bardon, considerato ancora irregolare l'intervento di Galante. Arriva Violò a battere il calcio di punizione. Palla ancora sfiorata di testa proprio da Bardon sul fondo. Pinter, Zanetti, Fresi, Zanetti, Giorca F, Zanetti, scatta Giorca F in anticipo, back, palla fuori. Legnoso ma efficace in interdizione il difensore centrale polacco, back. Zanetti, Pinter, Ronaldo tenta di andare via, viene fermato, palla ancora affidata a Bardon. Bardon da respiro alla manovra, chiamando in avanti Carteron, spazio sulla destra, si ferma Sartor, la combinazione con Violù. Ancora Carteron a terra, Violò, palla recuperata dall'Inter, si prosegue. Sartor becca molto bene Simeone, Simeone colpisce praticamente back. Carteron, ancora Sartor ma la palla è fuori. Sartor sicuramente tra i migliori dell'Inter, sta giocando bene anche sulla sinistra in marcatura su Giulie, ma con adeguato sostegno anche al gioco dei compagni, non a caso poi ha colpito anche una traversa. Intanto c'è una carica con calcio di punizione per l'Inter. Galante, Zanetti, largo Moriero, Pinter, Giorca F, Bassilà lo ferma, lancio poi in profondità tra Bardon, fermato Moriero, prova la velocità, slalom di Moriero, largo poi per Ronaldo, attenzione a Ronaldo, Ronaldo, e il pallone recuperato da Coupé, aveva piazzato il suo scatto Ronaldo, è stato toccato dall'avversario, ecco che rivediamo, vedete che lo trattiene in qualche modo, il controllo non può essere perfetto e Coupé ha fatto in tempo a recuperare. Cresce ora l'Inter in questa fase finale del primo tempo, ancora Ronaldo, vediamo, rimpalli, Moriero, al centro vedete che c'è una gabbia letteralmente intorno a Ronaldo, Bergomi, l'Inter, Moriero, ancora Winter, Bergomi, riceve ancora Bergomi, Sartor, eccolo, parte il cross e il tiro a fondo campo da parte di Simeone. Buona questa azione dell'Inter, imbeccato ancora una volta ottimamente dal bravo Sartor. Simeone ha tentato la battuta a volo, mancando però lo specchio dalla porta, ecco Sartor, ed ecco la conclusione al volo, non facile per la verità, in giravolta di sinistro di Simeone.
Ancora un buon palleggio di Juli, che poi va velocissimo in profondità. Recuperano i giocatori dell'Inter con Winter, che ha dato a Moriero. Ancora un duello con Anselmini, stavolta riesce a sgusciare via Ronaldo. Ronaldo, doppio passo, Ronaldo non filtra il pallone largo, Djorkaeff tenta di farsi vedere, eccolo servito, poi suggerimento per Bergomi che viene a sostegno, ecco Fresi. Ronaldo, rimpallo che favorisce ancora Fresi, sul quale si sta portando Carteron, parte il cross, salza ancora la bandiera per l'offside di Moriero. Marco Civoli. Simoni guarda avanti perché ha fatto scaldare da qualche minuto Zelias e Ganz. A te la linea. Nel frattempo, come vedete, è già scaduto il primo tempo, un primo tempo che vede il Lione in vantaggio per 1-0, ed ecco che il signor Mikkelsen manda le due squadre negli spogliatoi. Lione che si è dimostrato più temibile del previsto e che è passato in vantaggio al 22esimo del primo tempo con 1 di Juli dopo aver portato altre minacce alla porta di Pagliuca. L'Inter poi si è resa a sua volta pericolosa ma va a riposo sotto di 1. Linea allo studio, poi la riprenderemo durante l'intervallo sempre in diretta qui da San Siro. Linea a Roma. Di nuovo in diretta dallo stadio Meazza di Milano San Siro, siamo nell'intervallo della gara di Coppa UEFA, gara d'andata del secondo turno tra Inter e Lione, con il Lione che è andato a riposo in vantaggio per 1-0, un gol segnato da Juli al 22esimo del primo tempo. Sono previste, anzi direi quasi sicure, delle novità nello schieramento dell'Inter per questo secondo tempo. Marco Civoli. Direi certissime, Bruno, perché fuori Fresi e Simeone, dentro Zelias e Ganz. È evidente che è partita per Simoni, non solo per Simoni, da vincere, e quindi Inter d'attacco con l'altro brasiliano e con Ganz, che ricordiamo 9 in Coppa per lui nella sua carriera. In effetti vedremo un Inter dunque più spostata in avanti con Djorkaeff che probabilmente farà da trequartista rifinitore alle spalle delle due punte che diventano ovviamente Ronaldo e Ganz. Per quanto riguarda la prestazione dei francesi, è davvero sorprendente, anche se lo abbiamo ripetutamente detto, si sapeva che in trasferta sono temibili, non si pensava che avessero un'organizzazione di gioco e una velocità in alcuni giocatori così rilevante. Marco. Sì, però comunque, l'ha ribadito anche Sandro Mazzola, si sapeva che questa squadra esprime il meglio di sé in trasferta. Parlavo prima con Tarantino e in effetti diceva, concordava con altri suoi compagni, cioè prima mezz'ora nettamente appannaggio del Lione, ma formazione francese che non ha fatto letteralmente vedere la palla all'Inter, quindi direi elogi anche per il Lione che sta facendo il suo ingresso in campo in questo momento, diretto da, ricordiamo, Bernard Lacombe, che è stato grande marcatore nel calcio francese e quindi tecnico che sa inculcare forse la mentalità giusta. Squadra però che hai ribadito anche tu, in casa soffre, e questa è una squadra, Ronaldo in testa, parliamo dell'Inter, che del contropiede sa fare anche la sua arma migliore. Ho visto Ganz caricatissimo e quindi questo per l'Inter può essere un bene. Ok, sarà anche vero che il Lione soffre in casa, ma è sicuramente vero che l'Inter deve cercare di aggiudicarsi anche il match di questa sera. 45 minuti per ribaltare un risultato che vede l'Inter sotto di 1 nei confronti dei francesi del Lione. Abbiamo visto l'inquadratura dell'arbitro, il signor Peter Mikkelsen, che, come ricordava Cinzia Maltese, sarà anche l'arbitro che dirigerà la partita di Mosca della nostra nazionale, lo spareggio per andare in Francia. Partiti in questo secondo tempo, il rinvio è di Sartor, la palla giunge a Djorkaeff, vedete subito in una posizione più arretrata, il rimpallo favorisce Violò. Violò tocca largo a favore di Juli. Juli scatta in profondità con Sartor, si allunga il pallone che termina a fondo campo. Sartor messo in marcatura su Juli da Simoni, ha giocato bene,
contro un giocatore temibilissimo, ma soprattutto si è reso molto utile con le sue avanzate, ha colto una clamorosa traversa nel corso del primo tempo. Rimessa per l'Inter, c'è Zanetti che accorre ad effettuarla. Winter ora, Moriero, ancora Zanetti, ecco il nuovo entrato Zelias, gioca al posto di Simeone. Ottimo questo suggerimento per Sartor, che però perde sul terreno insidioso il tempo del controllo. Ancora Julie, vedete, piccolino, sgusciante, palla ora per l'altra punta, Bardon, sempre marcato da Galante. Zelias in maniera troppo energica nei confronti di Julie, c'è calcio di punizione a favore del Lione. E c'è gran movimento anche sulla panchina dei francesi, vero Civoli? Sì, sì, grande movimento, e soprattutto cercheremo di capire le contromisure tattiche di Lacombe dopo l'ingresso di Zelias e soprattutto di Ganz, che sta molto vicino a Ronaldo. Ecco il pallone ancora in profondità, Julie, palla dalla parte opposta per questo colpo di testa insidioso che fa terminare il pallone a fondo campo. Vedete che quando si affacciano in avanti i francesi sono sempre molto molto temibili. Zelias, buono il suggerimento per Sartor che ha spazio sulla sinistra, fa filtrare il pallone a centro area, il rinvio è di Laville, il pallone è ancora per Julie, quindi è Galante ora che ha la possibilità di giocare con Bergomi. Winter verso Ronaldo, dopo la respinta ancora Winter, gioca F, tocco fuori per Moriero, parte il traversone immediato che non ha raggiunto Ganz per il bel colpo di testa di Carteron. Poi palla in profondità, ancora Bardon, si gira molto bene Bardon, va Bergomi ora a cercarlo, intercetta Winter, poi lo stesso Bergomi tocca all'indietro verso Pagliuca. Pagliuca per Zanetti, si gioca da 3 minuti nella ripresa, sempre Inter 0, Lione 1, Winter. Zelias, Giorca F, prolunga per Moriero. Il recupero poi di Bach, la palla affidata a Bassila, quindi il capitano Caveglia, ora il colpo di testa dello stesso Caveglia in fallo laterale per la rimessa di Zanetti. Zelias riceve da Winter, recupera il possesso del pallone, vedete la marcatura aggressiva in raddoppio a centrocampo, subentra anche Giorca F che ruba il pallone e lo cede a Moriero. Converge Moriero, palla giocata con l'esterno destro, ancora anticipato Ronaldo, mischia al limite, rinvio poi da parte di Anselmini dalla parte opposta, al recupero Bergomi che può disimpegnare su Winter. Ora l'Inter ha spostato nettamente più in avanti il raggio della propria azione, ecco Ronaldo, si gira, ottima la finta, poi il pallone per Sartor, ancora una volta Sartor tenta il controllo difficile con l'esterno, non trova il pallone, recupera poi gagliardamente consentendo a Zelias di recuperare il pallone e di darlo a Ronaldo, tenta di andare via fra due avversari, Ronaldo viene fermato da Violò, sempre Violò in possesso di palla, ora Caveglia, Caveglia allarga chiamando in avanti Anselmini sul filo del fallo laterale, fa in tempo a lanciare in profondità, affonda poi Bergomi il contrasto e si becca l'ammonizione, ammonito Bergomi, è il primo giocatore dell'Inter ammonito finora in Coppa UEFA in questa stagione. Rivediamo, vedete Bergomi in ritardo su Bardon, Bardon è efficacissimo come Julie soprattutto per la sua rapidità, eccolo Julie, c'è Sartor su di lui, corpo a corpo fra i due, piccolo ma robustissimo Galante, bene,
1-2 con Djorkaeff, avanza Galante tentando l'azione isolata, lo chiude Carteron, commette fallo Galante. 5 minuti e mezzo della ripresa, sempre 1-0 per il Lione, mentre abbiamo rivisto il fallo di Galante. Il calcio di punizione viene battuto dallo stesso Carteron. Colpo di testa di Bergomi, palla controllata da Julie. Tocco all'indietro a favore di Violò, poi Djorkaeff, fallo su di lui da parte dello stesso Violò. Calcio di punizione per l'Inter, Mikkelsen fa rettificare il punto dal quale deve essere battuto. Zanaveschi si è proposto di nuovo, l'azione fallosa, palla verso Ronaldo ma giocata male. Il lancio è di Violò, Galante, e palla recuperata da Julie, attenzione, libero dalla parte opposta, la conclusione è andato Caveglia, c'era forse un fallo su Galante a cui ha rubato palla Julie, è nata un'azione pericolosissima con la conclusione di Caveglia. Ora l'Inter si riporta in avanti, Moriero con un guizzo recupera il pallone, ecco Ganzi in combinazione ancora con Moriero, tutto spostato a sinistra, doppio passo, va verso il fondo, effettua il traversione a tempo, il colpo di testa di Carteron, gara ora molto intensa. 4 Sartor tenta l'anticipo, in seconda battuta è pronto Bergomi, ora Winter chiama in avanti anche Zanetti per Ronaldo, 1-2 con Zanetti che tenta di andare via, tocca per ultimo, la rimessa è per il Lione. Quanto rivediamo l'azione precedente, vedete Galante che termina a terra, ne approfitta Julie che parte, che fa partire questo traversone, Caveglia mette giù di petto, poi batte a volo ed è Winter che devia. Palla ancora lunga, attenzione, Pagliuca esce, colpo di testa intelligente per Bergomi. Zelias è uno dei due nuovi entrati nell'Inter, allarga le braccia quasi a significare che non trova compagni liberi, viene avanti ora anche Bergomi, ecco Ronaldo che è costretto a retrocedere per trovare palloni giocabili, viene caricato irregolarmente e c'è l'ammonizione. Rivediamo, ammonizione per il suo marcatore. Anzi no, perché Lavalle era già stato ammonito, quindi l'ammonizione dovrebbe essere per Violò. Ammonito per Violò. Calcio di punizione, parte Ronaldo, il tiro è fortissimo ma alto. Inter molto aggressiva in avanti, corre però qualche rischio in un paio di circostanze, abbiamo visto i francesi proporsi in 2 contro 2 in contropiede, Moriero spostato a sinistra, parte il suo cross, il colpo di testa di Laville, poi mette giù il pallone Caveglia, chiama in causa il portiere Coupé, immediato il suo rilancio direttamente in fallo laterale. Marco Civoli. L'hai detto bene tu Bruno, Inter aggressiva è quello che cerca, vuole anche Simoni, si sbraccia dalla panchina, dobbiamo chiuderli, questi sono i suoi dettami, adesso palla Djorkaeff. Ecco il pallonetto, ancora un buon colpo di testa in copertura, la palla è per Moriero, il cui tiro è deviato in angolo. Tira dalla bandierina per l'Inter. Qua è Moriero a battere il corner, viene in avanti anche Galante, retrocede Winter a coprire Bergomi, parte il cross, palla che esce dall'area da quest'altra parte, viene recuperata da Zelias che punta l'avversario, lo salta,
con il sinistro, va al traversone basso e Djorkaeff, che anticipa tutti ma batte a fondo campo, vorrebbe l'angolo, vedete la sua discussione peraltro civile con l'arbitro Mikkelsen. Rinvio da fondo campo. Ecco che rivediamo, e forse sul tocco di Djorkaeff il pallone è stato sfiorato anche da un difensore. Rinvio direttamente da parte del portiere Coupe, il colpo di testa di Zanetti, la palla per Moriero. Converge Moriero, la gioca verso Ronaldo che è però in ritardo. Buono il recupero di Winter. Ancora Zanetti, Moriero. Ancora palla in profondità, facilmente controllata però da Bach, che poi rilancia lungo. Galante. Zanetti che ha ricevuto da Ze Elias. Buon anticipo di Moriero, stavolta però ci sono sempre due avversari su di lui, lo fermano, pallone affidato a Bardon sul quale gioca ora Bergomi. E vedete com'è rapido questo giocatore che termina a terra, finisce però per perdere il pallone. Ze Elias, caricato Ganz che termina a terra, forse colpito anche al volto, l'arbitro facendo che si può proseguire. A terra Maurizio Ganz, si rialza. Carteron. Winter, buona anche stasera la sua prestazione con Ronaldo, va Ronaldo fermato dalla Ville, poi il pallone giunge a Anselmini, errore, palla per Ronaldo, va Ronaldo, la gioca su Ze Elias, prova dalla distanza, il suo sinistro è alto. Bruno, sì. No, ha alzato bandiera bianca Carteron, chiede da qualche minuto il cambio alla panchina e vedremo se la Combo lo accontenterà, non ce la fa più a stare in campo. Vedete infatti che l'arbitro ha parlato con lo stesso Carteron, il quale non... vedendo, ascoltate le sue rimostranze dalla panchina, è andato addirittura dall'arbitro. Comunque resta ancora in campo. Ze Elias, Sartor, Zanetti, Djorkaeff, rimbalzo fasullo che fa fare una figuraccia a Djorkaeff. Palla ora giocata da Caveglia a favore di Juli, fermato da Sartor. Ecco la sostituzione. Esce il difensore esterno Carteron ed entra in campo al suo posto con la maglia numero 13 il giocatore Moresten. Intanto c'è una incomprensione tra i difensori francesi, palla per Winter, Bergomi, Moriero. Ecco Ronaldo, si gira Ronaldo, lo ferma ancora la Villa. Lancio in profondità, Bergomi ora in marcatura su Bardon, la rovesciata di Bergomi, la palla per Moriero. Moriero viene fermato dall'arbitro che ignora il vantaggio, comandando un calcio di punizione a suo favore quando il giocatore si era liberato. Intanto siamo giunti al quarto d'ora di gioco della ripresa, abbiamo rivisto anche questa azione. Palla affidata nuovamente a Moriero, parte il suo traversone, saltano in molti, nessuno tocca. Ronaldo, e per l'Inter c'è il problema di riuscire a metterlo in condizione di puntare a rete, ma il Lione molto bene organizzato taglia i rifornimenti al più temuto attaccante dell'Inter. Sartor per Bergomi, Bergomi per Zanetti. Moriero, attivissimo. Ze Elias. Zanetti. Farà un colpo di testa di Laville.
Ecco il nuovo entrato Morestan. Palla poi affidata a Julie, velocissimo Julie, va Julie, effettua il suggerimento dalla parte opposta, attenzione, c'è un buco, parte il cross ribattuto da Bergomi, l'Inter deve attaccare ma deve al tempo stesso anche stare bene attenta a non farsi trovare scoperta sulle azioni di rimessa dei transalpini. Anselmini, Linares, Morestan, buono il colpo di testa a favore di Julie, Julie all'indietro per Bassilà, poi viene in avanti anche Violou, fallo ai danni di Zé Elias. Batte finalmente Djorkaeff, mentre rivediamo l'irregolarità su Zé Elias. Zanetti, Moriero, ennesimo duello con il suo marcatore Anselmini che è molto efficace. Bardon ora, va Bardon, punta Bergomi, tocco verso il centro, chiude Winter, ottimo in fase soprattutto di interdizione, buono questo suggerimento per Moriero, esterno a cercare Ronaldo, attenzione Ronaldo il portiere, correttamente Ronaldo salda il portiere che perde il pallone, lo rilancia di piede, palla per Djorkaeff, portiere fuori dalla porta, Djorkaeff lo ha chiamato a un intervento difficilissimo con tiro dalla lunga distanza ed è stato veramente molto bravo Coupé dopo aver respinto in un primo tempo il tiro. Ecco che rivediamo l'intera azione, vedete il portiere che esce, ora immagini di nuovo in diretta, Inter comunque vicinissima al pareggio, ancora Djorkaeff, vedete il sistematico raddoppio di marcatura, segnalazione di irregolarità, calcio di punizione per l'Inter. E rivediamo il tiro dalla distanza di Djorkaeff, il portiere che respinge poi sull'attacco ancora al riflesso per smanacciare lontano il pallone. Sartor tenta invano di impadronirsi la palla ma fioccano ora gli applausi da parte dei sostenitori dell'Inter perché l'Inter sta denotando, ecco il tiro di Djorkaeff dalla distanza e poi avete visto su Moriero il riflesso di Coupé. Zé Elias, poi Winter, gara ora molto muscolare, Zanetti, Moriero, lo aspetta stavolta Linares, parte il traversone, palla rincorsa da Kanz, Bassilà su di lui, fuori per Winter, Zé Elias, qua Zé Elias si rialza bene da Djorkaeff, Djorkaeff una finta, attenzione c'è un rigore su Moriero forse che l'arbitro non vede, mi è parso piuttosto netto lo sgambetto su Moriero, ecco Djorkaeff, vedete che taglia dentro questo pallone, poi Moriero sul contrasto di Linares che cade a terra. Mentre c'è un'altra sostituzione, esce il numero 9 Bardon ed entra in campo al suo posto con la maglia numero 20 Canute. Il contatto con Moriero probabilmente c'è stato, può anche darsi che il giocatore dell'Inter abbia un po' accentuato. L'arbitro comunque non ha avuto esitazioni e ha fatto proseguire. Tutto questo quando siamo giunti al 19esimo, sempre con il Lione che conduce per 1-0 nei confronti dell'Inter. Inter che sta però attaccando con buona continuità, il lancio è di Winter in profondità, il pallone per Djorkaeff, il rinvio poi di Bassilà direttamente in fallo laterale. Gioca in maniera non molto ordinata l'Inter però con buona efficacia, con tanta volontà. Winter, Sartor, Galante, Bergomi, Moriero, vedete che da quella parte tengono sistematicamente due giocatori francesi per andare in aiuto al raddoppio di Anselmi. Galante, Djorkaeff,
mette giù il pallone, lo anticipa Moresten, subentra Sartor, ancora Moresten, palla ora per Giuli e fallo, attenzione, fallo e ammonizione per Djorkaeff. Seconda ammonizione al giocatore dell'Inter. Rivediamo l'intervento in scivolata, gamba tesa, giudicato pericoloso e degno di ammonizione dall'arbitro Mikkelsen. Intanto il portiere scaraventa direttamente in fallo laterale. Marco Civoli. Ma in effetti c'è Mikkelsen che ha redarguito prima Djorkaeff, si è lamentato il francese e poi dalla disperazione ha calciato una lattina, ovviamente non vuota, non piena, verso la panchina nerazzurra, colpendo quasi Berti. E sarebbe stato un altro infortunio, questa volta più particolare. Moriero guadagna una rimessa, palla per Ronaldo, la riconquista, tenta di andare via, è costretto un po' a fare tutto da solo, una gabbia umana lo circonda, palla ora per Canouté in profondità, Sartor, poi buon lavoro da parte di Winter, perde palla Galante, il tocco all'indietro è di Violù per il portiere che va all'immediato rinvio a centrocampo, il colpo di testa di Djorkaeff. Poi Linares, gioco piuttosto confuso, Galante, Zanetti, Winter, parte il cross, Ganz tenta di rimettere verso il centro e forse c'è stato un tocco di mano da parte di Moresten, da rivedere anche questa azione. Ganz ha rimesso al volo verso il centro, ha intercettato Moresten, Ganz ha subito protestato. Ora appare però un po' in difficoltà il Lione, Ganz, vedete che sparacchiano come possono via il pallone, ecco, se è possibile che abbia toccato con un braccio, ma in maniera che non mi sentirei di definire volontaria. Intanto è Zé Elias, rimessa laterale a favore del Lione. Ora Mikkelsen sta facendo un po' innervosire l'Inter. Rinvio di Moresten. Palla battuta lunga col nuovo entrato Canouté. Palla fuori. Rimessa per l'Inter. Galante, anzi calcio di punizione già battuto da Galante per Zé Elias. Esterno però inutile. Fuori misura. Il rinvio è di Bach, poi prova ancora Canouté che costringe al fallo Winter. Mentre Sartor è a bordo campo, vero Marco? Sì, c'è Sartor, anche perché Simone ha chiesto subito a West di togliersi la tuta, ma il giocatore nigeriano lo fa con molta flemma, con molta calma. Intanto sul calcio di punizione la presa di Pagliuca, il pallone è offerto a Winter. Moriero. Ancora Winter, Zanetti. Winter, Moriero, non riesce a saltare il suo avversario, recupera comunque Moriero, palla per Ronaldo, vedete dove è costretto a giocare Ronaldo per trovare qualche pallone giocabile, calcio di punizione per l'Inter. Siamo nella fase centrale della ripresa, rientra intanto Sartor. Zanetti, Zé Elias, Djorkaeff, Ganz, tiro e gol! Gol di Maurizio Ganz che porta le squadre in parità al 24esimo del secondo tempo. Ganz non smentisce la sua fama di bomber. Tranquillo Gigi Simoni, esulta naturalmente il pubblico interista, la grinta di Ganz, seconda rete in Coppa UEFA quest'anno, ma 10 gol segnati, vediamo Zé Elias,
in profondità. Il colpo di testa di Djorkaeff si smarca bene anche d'astuzia. Ganz incrocia il tiro sul palo più lontano e il gol dell'1-1 ha segnato Ganz. Ora in avanti di nuovo il Lione con Canute, lo ferma Bergomi, la palla è per Winter. Sale ora l'incitamento del pubblico. Zelias, Winter, Djorkaeff, Galante. Rivediamo il gol anche da quest'altra angolazione, molto freddo, lucido, Ganz. Sartori intanto da Moriero, parte il cross di Moriero, a terra, in area ancora Ganz che viene ammonito. Attenzione Ganz a non eccedere nelle proteste. Ammonizione per Ganz, terminato a terra in piena area di rigore. Anche questa è un'azione da rivedere. Mikkelsen, che aveva avuto un compito agevole nel corso del primo tempo, in questa ripresa ha parecchie difficoltà. Abbiamo rivisto intanto il contatto con Ganz, che è stato sicuramente strattonato. Winter attacca ora con Zanetti. L'Inter palla centrale, ribattuta a sostegno ancora Zelias, esterno per la ribattuta di Moresten. Sartor commette fallo, calcio di punizione già battuto. Giuli tenta di venire via, viene fermato, si prosegue, gara ora molto maschia, attacca Sartor sulla sinistra, va Sartor a cedere a Djorkaeff. Su Djorkaeff gioca sempre Bassilà. Buono il disimpegno centrale per Zanetti, si allarga sulla destra, Winter, suggerimento per Ronaldo, limite, Ronaldo, finta, Ronaldo, 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 tiro fuori! Grande azione di Ronaldo, incredibile come riesca a mantenere il possesso del pallone in condizioni di equilibrio estremamente precario. Vedete, ogni rimpallo lo trova pronto a riconquistare il pallone, la battuta che fa terminare il pallone stesso a fondo campo di un niente. Incredibile davvero questo Ronaldo. Colpo di testa intanto di Galante, Inter ora padrona del campo. Zanetti, Galante, Winter, porta palla, cerca una soluzione sul rimpallo Zanetti. Bergomi, Zelias, anticipato Sartor, sicuramente più positivo Zelias rispetto a Simeone. Palla per Ronaldo, va Ronaldo, vedete sempre la Ville che non lo perde d'occhio. Djorkaeff, su Djorkaeff l'intervento di Bassilà. Si prosegue. È discutibile la direzione di Mikkelsen, mi pare, qui dall'alto in questo secondo tempo, Marco. Sì, anche qui dal basso, e direi a Cesare Maldini di fare gli scongiuri, perché se ci ritroviamo una direzione di gara di questo genere a Mosca, mentre ho visto Pagliuca scivolare, ma il gioco forse era già fermo. E sì. No, sai che cosa? Indispettisce il fatto che a un certo punto Mikkelsen ha puntato alcuni giocatori nerazzurri, probabilmente è stato indispettito da qualche parola di troppo, da qualche atteggiamento, ma credo che anche l'immagine abbia dimostrato come almeno un paio di rigori, uno credo fosse abbastanza chiaro, evidente. Intanto Ganz termina ancora a terra, agganciato, lascia correre Mikkelsen, recupera la palla all'Inter, stavolta l'arbitro comanda il calcio di punizione per il fallo subito da Zelias. Partita che è diventata caotica, confusa. Siamo al mezz'ora del primo tempo e vedete che anche in questo caso c'è la spinta netta di Moresten Ganz. Mezz'ora della ripresa, 1-1, situazione di parità tra Inter e Lione. Un Inter che ha lasciato giocare troppo in avvio i francesi, che sono anche andati in gol, e poi ha faticato moltissimo per recuperare. Intanto è Sartor che deve vedersela con Juli, disimpegna in sicurezza in fallo laterale.
arriva a effettuare la rimessa Violù. Vedete come si lotta con grande accanimento, poi Zé Elias che termina a terra sull'ostacolo irregolare di Canoute e calcio di punizione battuto da Galante per Bergomi. Bergomi può dare a Zanetti. Si ferma Winter, palla per Djorkaeff, ancora Zanetti. Ora Zé Elias che accompagna a terra il pallone per Djorkaeff, Ronaldo. Ronaldo tentava forse di servire Djorkaeff, Juli. Poi Galante, vedete Galante che ora deve vedersela con un uomo più o meno della sua stazza come Canute che è molto più sicuro. Zé Elias. Buono il suggerimento dentro per Moriero, va velocissimo a chiudere in angolo Bacche che resta anche infortunato. Ecco a terra Bacche. Si avvicina all'arbitro a sincerarsi delle sue condizioni. Chiama la barella, rivediamo, vedete c'è l'anticipo di Bach sul quale poi cade il giocatore dell'Inter, Moriero. Lo colpisce probabilmente con una tacchettata involontaria, suppongo. Bach è a bordo campo, momentaneamente in 10 il Lione. Parte il tiro d'angolo di Moriero, palla messa fuori area. Rimessa verso il centro, il rinvio poi di Anselmini, pallone poi conquistato da Canute, viene ad aiutarlo un compagno e c'è questo splendido lancio a chiamare in avanti Violò. Violò punta Sartor, lo salta ma c'è Galante che protegge l'uscita di Pagliuca. C'è anche calcio di punizione mentre vediamo che sta per entrare in campo, mi pare, di nuovo Bach, vero Marco? Sì, sì, chiede di entrare in campo in questo momento, ma Mikkelsen non lo vede. Ecco intanto il pallone offerto a Winter da Djorkaeff. Djorkaeff poi va sulla posizione dell'ala destra, è seguito sempre da Bassilà. Disimpegno centrale per Zé Elias. Zé Elias in area per Ganz. Buono il dribbling, parte il traversone, arriva Moriero, anticipato all'ultimo momento. E l'Inter ora è efficace, arrembante in avanti, ancora Winter, palla per Zé Elias, va Zé Elias a un buon sinistro, il suo tiro è ribattuto, prova anche con il destro, è stato Laville a intercettare, pallone quindi che termina in fallo laterale per la rimessa del Lione. Tutto questo quando si gioca da 33 minuti nel corso della ripresa sul risultato di 1-1. Ovviamente ha perso la brillantezza, lo smalto, la lucidità della fase iniziale della partita il Lione che ora soffre questi reiterati attacchi dell'Inter portati magari con non molta lucidità ma certo con buona insistenza e continuità di manovra. Attenzione, palla ora per Zé Elias, si gira su se stesso, ancora alla ricerca di un dribbling, riesce con la punta del piede a dare a Winter. Winter al centro per Zanetti. Va Zanetti a calibrare da quest'altra parte, Ronaldo mette giù il pallone, si gira, fermato, come sempre due o tre uomini intorno a lui, poi recupera ottimamente Sartor con l'aiuto di Zé Elias, fuori gioco di Moriero. Uno a uno a San Siro, quando siamo al 34esimo della ripresa. Gara molto intensa in questo secondo tempo. In profondità, attenzione, Bergomi! Porta vuota e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per fallo di Pagliuca. Ancora una volta l'Inter trascinata dalla sua generosità in avanti si è fatta trovare scoperta in retroguardia. Ecco che rivediamo il tutto, vedete c'è il colpo di testa di Canoté, scatta in profondità Juli, Bergomi in qualche maniera lo mette giù, è agilissimo il francese a rialzarsi,
Pagliuca è costretto a metterlo giù, vedete. Calcio di rigore. E c'è, probabilmente sono stati ammoniti sia Bergomi sia Pagliuca. Comunque c'è rigore ora per il Lione. Tiro e il gol da parte di Caveglià, che riporta in vantaggio al 35esimo del secondo tempo la sua squadra. Caveglià, 2-1 per il Lione sull'Inter e per la gran festa dei sostenitori del Lione. Gol di Caveglià. Rivediamo l'esecuzione del capitano. Nulla da fare per Pagliuca, che era stato costretto ad atterrare Julie. Ora c'è una sostituzione ancora, esce proprio Julie ed entra in campo con la maglia numero 15 al suo posto il giocatore Del Mot. E si riprende con l'Inter sotto di nuovo per 1-2. Marco Civoli. Ma io ti direi comunque che l'atteggiamento della panchina nerazzurra è stato molto composto dopo che Mikkelsen ha segnato il calcio di rigore, che era fin troppo evidente, mentre continuano questi eccessi di nervosismo in campo con Galante, che è andato ancora da Mikkelsen perché i francesi ritardavano la sostituzione. Quindi non c'è un gran bel clima in campo, quello che si è in effetti instaurato fra l'arbitro e la formazione nerazzurra. Attenzione, Canoute trova un varco sulla destra, mette in mezzo un pallone che viene smorzato da Bergomi, poi giocato da Djorkaeff a favore di Zé Elias, che imbecca Winter. Winter largo a cercare Moriero, va ancora Moriero a tentare la soluzione personale, viene fermato in raddoppio di marcatura. Quel pallone è spedito direttamente in fallo laterale. Si gioca da 37 minuti nel secondo tempo, l'Inter è sotto per 1-2. Zelias, Winter, buon arresto, palla lunga in profondità, esce il portiere Coupuy e la fa sua. Violò, a recupero Bergomi, Zanetti, Winter, ancora Winter da Moriero, Zanetti, Moriero, e non riesce ad andare via da quella parte. Anselmi lo ferma sistematicamente. Bergomi, Galante, Sartor, parte il cross, palla che si impenna, esce il portiere e blocca. Isolato in avanti Canute, è molto abile a mettere giù il pallone, abile anche nel controllo, tocco dalla parte opposta. È un Lione sempre molto lucido, molto presente. De Mot è fermato però. Zé Elias, Djorkaeff, Ronaldo, vedete, addirittura all'altezza della metà campo. Fa da suggeritore verso Ganz, che mette giù Moriero, che mette giù un buon pallone, poi sciupa tutto, scaraventando a fondo campo. Moriero si è dato un gran da fare, ha trovato un marcatore molto arcigno, mentre ora è alle viste una nuova sostituzione, Civoli. C'è Zanetti che zoppica vistosamente, botta il ginocchio destro e va dentro Coe al posto del giocatore argentino. Terza sostituzione anche nelle file dell'Inter. Colpo di testa intanto di Del Mot, poi artiglia il pallone Zé Elias a centrocampo.
Galant. Porta palla anche lui. Finisce per perderla. Violò. Rigore Bergomi. Gigi Simoni. Ancora Zé Elias. Ronaldo. Guizzo. Saltati due avversari. Vedete la gabbia intorno a lui, inesorabilmente fermato. Poi ancora Moriero, tenta di andare via. Iniziative isolate dell'Inter. Giorca F. Poi il lancio di Zé Elias, intercettato, spazza via lontano. Back. Bergomi accompagna il pallone su Pagliuca. Da questi a Winter. Da Winter a Moriero. Da Moriero ancora a Winter. Da questi a Zé Elias, dentro un pallone verso Kowe che è in ritardo rispetto a Delmot. E c'è fallo anche. 41 minuti della ripresa, Inter 1, Lione 2. Il fallo di Kowe, l'esultanza dei sostenitori del Lione. Lione, quantunque, come abbiamo ripetutamente detto, si sapesse insidioso in trasferta, nessuno pensava fosse così compatto. Fouet parte il lungo lancio, colpo di testa ancora di Laville, poi questo pallone sul quale si porta per primo Galante. Galante lo dà a Zé Elias. Zé Elias per Moriero, di prima, bene, a favore di Sartor. Parte il lunghissimo cross di Sartor. Ronaldo, finta di Ronaldo, ancora fermato, poi Kowe sventola, para Coupé. Ganz dalla bandierina. Abbiamo visto la Combe dare le sue indicazioni. Parte il tiro, palla fuori, ancora Kowe. Ue largo per Ganz. Ganz di prima, in mezzo c'è una deviazione a fondo campo. Nuovo tiro dalla bandierina. Assedio dell'Inter in queste battute conclusive della partita. E ancora Maurizio Ganz che combina con Kowe. Ganz va al dribbling, salta un avversario. Kowe converge poi. Finisce per perdere il pallone, attenzione, 3-2 contro 2, recupera Zé Elias, palla lunghissima da quest'altra parte, Sartor all'indietro per Pagliuca, bene, Pagliuca gli restituisce il pallone, Inter disperatamente in avanti alla ricerca del nuovo pareggio, Ronaldo, va Ronaldo, Ronaldo vede Kowe in posizione di ala destra, cross immediato di quest'ultimo. E tentativo di acrobazia da parte di Moriero e palla che termina fuori, rimessa affidata al Lione. Marco. Ci sono alcuni giocatori come Sartor che hanno dato praticamente tutto, si sforza Simoni di incitarli, siamo all'assalto finale e l'Inter, ricordiamo, non perde in casa in Coppa dall'infausta serata con il Lugano due anni fa. Attenzione, palla ancora per Zé Elias. Tenta di guadagnare il fondo campo, viene però inesorabilmente fermato, rimessa per l'Inter. Palla affidata a Moriero, prova ancora il destro, Sbilenko. Moriero si è dato un grande affare, anche per lui qualche eccesso di personalismo, qualche tiro dalla distanza piuttosto pretenzioso. Fatto sta che siamo all'ultimo minuto di gioco con l'Inter che sta perdendo per 1-2 nei confronti del Lione. Colpo di testa intanto di Galante, poi palla affidata in profondità a Canoute, giocatore che sa difendere il pallone molto bene. Ora è Violò che scaraventa dalla parte opposta a favore di Delmot. Incrocia ancora il gioco trovando Caveglia in posizione di ala destra. Parte il nuovo traversone, Pagliuca. Pagliuca per Kowe, tempo praticamente che sta per scadere, una manciata di secondi, persa la palla ancora da parte dell'Inter. Ora in azione Violò, largo per Caveglia. Rallentano naturalmente i francesi, poi Caveglia accenna lo scatto in profondità, altro non vuol fare che far trascorrere i secondi, lo ferma con energia Sartor che dà a Bergomi.
Bergomi tocca su Winter, ora bisogna buttarla lunga in avanti, non c'è molto altro da fare, da sperare. E a centrocampo c'è il calcio di punizione già battuto da Zeli a Sperwinter, ecco il lancio in profondità, grappolo di uomini, ancora Moriero prova la battuta al volo, non ci sono problemi per Coupé. Palla fuori, rimessa per l'Inter, l'effetto a Bergomi per Pagliuca. Pagliuca gira il pallone su Winter. Winter per Coué. Coué al centro per Zelias. Tutto raccolto all'indietro il Lione. Il lancio è per Sartor. Parte il cross di Sartor. Palla ora per Djorkaeff. Djorkaeff fuori nuovamente per Sartor. Parte un nuovo traversone, salta Ronaldo, si ferma il pallone, poi lo sbuccia un po' nel tentativo di girata, ne viene fuori un tiro non forte che il portiere Coupé blocca. Colpo di testa intanto di Winter, siamo abbondantemente al di là del 90esimo, 1 minuto e mezzo di recupero e fallo commesso da Djorkaeff a centrocampo. Gigi Simone in piedi. Non si pensava che questa partita di Coppa per l'Inter potesse essere così difficile e insidiosa. Ci si affida ora alla speranza che il Lione in casa sia davvero così debole e battibile come i risultati lascerebbero intendere. Vi ricordo ben 4 sconfitte interne su 5 gare nel campionato francese. Tanto è Zelias che ruba il pallone all'avversario Canoute che commette fallo su di lui. 2 minuti di recupero, va Moriero in posizione di ala sinistra, converge, calibra il suggerimento al centro, buona la scelta di tempo di Coupé che poi evita anche l'impatto con Ganz. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro, il signor Mikkelsen, che sanziona la vittoria per 2-1 del Lione sul campo dell'Inter, gara d'andata del secondo turno di Coppa UEFA. A linea Marco Civoli, sì, per le battute con Simone. Sì, sono con Gigi Simoni. Allora, la prima mezz'ora l'avete regalata agli avversari e forse qui un po' la chiave della partita. Sì, siamo partiti male, probabilmente, non so, un po' stanchi, e ci abbiamo messo un po' a entrare in gara. Poi però abbiamo fatto un buon finale primo tempo e un buon secondo tempo. Non ho niente da recriminare, qualche occasione non è andata bene. Senti, inutile recriminare.